una piccola introduzione. Questo è un webinar ospitato da 4DEM. Io sono Valentina, mi occupo della comunicazione, sono brand manager di 4DEM, una piattaforma di email, SMS e marketing. Credo che ci conosciate, quindi non mi dilungo perché ovviamente magari tanti di voi sono già presenti ai nostri webinar mensili, sono un appuntamento ricorrente che ci piace molto avere questo incontro con voi, no? Con quelli che sono un po' le vostre domande, i vostri dubbi su tante questioni. Questo webinar, diciamo che è emerso un po' da questa necessità, da queste domande che sono sempre presenti nel nostro customer care. Diciamo che abbiamo voluto per l'occasione coinvolgere un'azienda che può avere abbastanza voce in questo campo. Stiamo parlando chiaramente di GDPR, ancora oggi parliamo di GDPR giustamente, ne parliamo perché i dubbi sia dei nostri utenti, quindi quelli che possono arrivare via ticket al nostro customer care sono ancora molti, le persone sono ancora molto confuse. Questo sicuramente è plausibile perché non è un tema semplice da affrontare o comunque da capire. Quindi ci serve qualcuno che ce lo possa un po' spiegare nuovamente con parole un po' più semplici, con esempi pratici, soprattutto questo. Quindi è per quello che oggi abbiamo ospitato Silvio Bonpan, che è content manager di Yubenda. Yubenda è un'azienda italiana innanzitutto, e un software per la generazione di documenti per l'adeguamento legale di siti web ed app. Ora, io non sto a dilungarmi su Yubenda perché sicuramente Silvio sa raccontarmi di questa azienda molto meglio di me, quindi parleremo sicuramente di tante tematiche legato al consenso, ai diritti degli users, come vedete in questa prima slide. Chiaramente parleremo anche nello specifico di quali sono le cose da tenere in considerazione, soprattutto lato email marketing, lato form, quindi molto molto inerente a quello che è il nostro prodotto, chiaramente, e insomma quello che ci dirà Silvio di Yubenda. Silvio, io ti lascio la parola, volevo semplicemente dire che chiaramente nella chat a fine webinar leggeremo le vostre domande, le porremo a Silvio, quindi se avete dei dubbi durante, cominciate magari a scriverle, poi alla fine le rileggeremo, vi risponderemo insieme chiaramente a quelle che riusciremo a rispondere. Quindi Silvio, ti do la parola, innanzitutto benvenuto, ci fa molto Ciao a tutti, piacere. grazie mille. È un piacere essere qui. Grazie, siamo molto felici. Tra l'altro con Yubenda abbiamo già collaborato anni fa, abbiamo fatto anche un bel ebook sul GDPR nel 2018, quindi appena uscita la normativa noi ci siamo messi subito insieme a produrre qualcosa di utile per i nostri utenti, perché poi è un po' questo quello che vogliamo fare, dare supporto, dare formazione un po' ai nostri utenti. Quindi è questo che accomuna sempre un po' le aziende che coinvolgiamo in questi eventi live. Silvio, vai Vado. pure, ci risentiamo alla fine del webinar. Grazie a Certo. tutti. A A tra dopo. poco. Dunque, come dicevamo, ciao a tutti. Due parole velocissime su Yubenda, su quella che è la nostra realtà, oltre, diciamo, a quello che ci ha, che vi è già appena stato anticipato. Possiamo dire che offriamo a circa 70.000 clienti in più di 100 paesi, soluzioni software e assistenza per diretta per il rispetto degli obblighi di legge online. Quindi diciamo che dal 2011 ad oggi abbiamo generato più di 1 milione di documenti legali. Tra i nostri clienti abbiamo diciamo, realtà che vanno a coprire qualunque dimensione, quindi andiamo a soddisfare le esigenze sia della piccola realtà, magari del freelance, anche dell'agenzia o del professionista web, fino ad arrivare alle grandi publisher come ad esempio Rai, Mediaset o Mondadori. Il nostro diciamo, parco soluzioni va a coprire diciamo, più aspetti di quella che è la compliance, così da poter dare diciamo, una copertura a 360 gradi appunto su quello che è l'aspetto dell'adeguamento delle leggi online e nelle fattispecie le nostre soluzioni.
sono questi, un generatore di privacy e cookie policy, che è il nostro prodotto diciamo più maturo, quello con cui di fatto abbiamo debuttato sul mercato nel 2011. Abbiamo poi una cookie solution, cioè la soluzione che vi permette di adeguarvi alla cookie law, quindi vi permette di generare un cookie banner e andare a raccogliere il consenso ai cookie, così come ci viene appunto richiesto da questa direttiva. Abbiamo poi un generatore di termini e condizioni, che è il prodotto più recente che abbiamo lanciato, che vi permette appunto di generare questo tipo di documento, che può essere sicuramente interessante per la tutela dei vostri interessi e nel caso di un e-commerce addirittura indispensabile. Abbiamo poi una consent solution che soprattutto nell'ottica appunto di questo webinar può esservi d'aiuto, può esservi interessante, in quanto, come vedremo, vi permette di poter andare a disporre di una prova del consenso per i vostri form, così come ci viene richiesto dal GDPR. E infine abbiamo un tool di Internet Privacy Management che vi permette di andare a completare, diciamo, l'adeguamento della vostra realtà, quindi della vostra organizzazione, in modo da poter andare a redigere, a mappare le attività di trattamento interne alla vostra azienda. Entriamo quindi subito nel vivo. Quando parliamo appunto di compliance, quando parliamo di adeguamento alle normative sulla protezione dei dati, chiaramente la prima normativa che ci viene in mente non può che essere il GDPR, General Data Protection Regulation, cioè il regolamento generale sulla protezione dei dati, pienamente applicabile già da un paio d'anni, quindi 25 maggio 2018. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, si applica alle organizzazioni con base operativa nel territorio UE e alle organizzazioni che offrono beni o servizi anche a titolo gratuito agli utenti UE, oppure che ne monitorano il comportamento. Tradotto, se voi avete la vostra attività a sede in Italia o comunque nell'UE, sicuramente rientrate nell'ambito di applicazione del GDPR. Se voi vi rivolgete comunque a utenti con sede nell'UE, rientrate comunque nell'ambito di applicazione del GDPR. Quindi, verosimilmente, visto che state ascoltando un webinar in italiano, mi aspetto, ecco, che rientrate appunto in questa casistica. Abbiamo detto che il regolamento generale sulla protezione dei dati personali, quindi di fatto chiarisce come devono essere trattati i dati personali, incluse le modalità di raccolta, utilizzo, protezione e condivisione. Ma che cosa intende il GDPR per dati personali? Per dati personali in realtà intende veramente ampia come definizione, quindi va a coprire, oltre agli ovvi diciamo nome, cognome, contatti, recapiti, anche magari dati, valori inerenti la salute, oppure gusti, preferenze o quant'altro, va anche a coprire ad esempio l'indirizzo IP. Anche l'indirizzo IP per il GDPR sono di fatto sono dei dati personali. Questo può essere sicuramente rilevante nell'ottica magari degli analytics o strumenti di questo genere, e dobbiamo ovviamente tenerne conto. Che cosa non, ad esempio, un indirizzo email, quale ad esempio mariorossi@youband.com, è comunque un dato personale, in quanto ci permette di identificare quel dato utente, quella data persona. Non costituisce invece dato personale, per quanto riguarda il GDPR, quella serie magari di informazioni magari relative all'azienda, quindi magari numero di registrazione al registro delle imprese, oppure magari recapiti di contatto generici, quali ad esempio indirizzi email come info@youbenda.com, marketing@youbenda.com e così via. Quindi diciamo tutta quella serie di informazioni che non ci permettono di identificare univocamente quella data utente e quella data persona. Ciò detto, abbiamo parlato di dati personali, quindi ovviamente il primo documento che ci viene in mente è la privacy policy. Privacy policy che in realtà non è, se vogliamo, non è diciamo una novità che è stata introdotta al GDPR, in quanto diciamo ovviamente questo requisito era già presente fin da prima. Semplicemente il GDPR va a rafforzare l'esigenza di questo di disporre di questo genere di documento legale. Nella privacy policy dobbiamo andare a descrivere i dati personali che noi raccogliamo e le finalità del trattamento, quindi ad esempio perché ne stiamo raccogliendo i dati personali degli utenti, quindi ad esempio per fini statistici, oppure magari per marketing, quale ad esempio appunto il caso dell'email marketing, DEM e così via. Dobbiamo quindi andare a delencare in questo
in questo genere di documento tutti i servizi di terza parte con cui andiamo a condividere queste informazioni, quindi ad esempio anche tutti i vari widget e le integrazioni che noi usiamo nel nostro sito, che ovviamente magari raccolgono dati personali dei nostri utenti, quindi non solo diciamo, i servizi che ci permettono di trattare dati personali e che noi diciamo, implementiamo direttamente, penso ad esempio a un forum di contatto, ma anche appunto quei servizi di terza parte a cui ci appoggiamo appunto per far funzionare oppure per dare un servizio migliore o magari per avere delle informazioni supplementari per poter magari targetizzare meglio il nostro servizio, anche se diciamo devono essere elencate in questo tipo di documento. Dobbiamo poi indicare qual è la base giuridica del trattamento, le vedremo a breve, sono sei, in genere vi anticipo diciamo, quelle che più magari possono fare il caso nostro in qualità magari di professionisti di marketer, sono tre e le vedremo appunto tra poco. Dovremo poi andare ad informare gli utenti sui diritti che hanno. Relativi ovviamente ai loro dati personali, dobbiamo andare ad indicare l'identità del titolare di trattamento, quindi di fatto il titolare di trattamento va a coincidere in genere con il titolare dell'attività, quindi se diciamo nel caso del nostro sito, della nostra app, noi saremo appunto i titolari di trattamento in quanto la persona che in caso di diciamo di domande o di problemi, magari o di utenti che magari vogliono rivendicare i propri diritti sui dati che andiamo a trattare, sono la persona, appunto, siamo la persona responsabile di questo genere di attività. E la privacy policy deve ovviamente essere sempre accessibile, comprensibile e aggiornata. Quindi, ad esempio, se noi abbiamo genere, il requisito di accessibilità, prevede che sia sempre diciamo, presente e comodamente raggiungibile a tutte le pagine del nostro sito, penso ad esempio la posizione classica è il footer del sito, un link posizionato al footer. Il discorso della comprensibilità chiaramente deve essere scritto nel linguaggio il più possibile comprensibile e aggiornato ovviamente in linea con quelle che sono le normative e le direttive vigenti. Per quanto riguarda, apro una parentesi sul discorso lingua perché so che magari può essere come dire, un dubbio che può sorgere. Se noi abbiamo un sito in più lingue, abbiamo l'obbligo di andare a disporre anche dei nostri documenti legali, quindi tra questi la privacy policy in quelle altrettante lingue. Quindi se abbiamo un sito in ipotesi inglese, spagnolo e italiano, avremo necessità di avere una privacy policy in inglese, spagnolo e italiano. Questo perché se un utente, magari un utente spagnolo, va ad accedere al nostro servizio, al nostro sito e lo naviga, lo utilizza nella sua lingua, in spagnolo, non diciamo. Non abbiamo alcun indizio, non abbiamo ancora garanzia che lui riesca a comprendere, ad esempio, l'inglese e quindi come tale non possiamo limitarci a fornire una privacy policy solo in inglese. Chiaramente il discorso è diverso, qualora pur essendo magari un sito con una platea internazionale, noi comunque utilizziamo una lingua sola, quindi l'inglese, quindi il fatto stesso che la nostra utenza vada a utilizzare il nostro servizio in quella lingua significa che la comprende e quindi come tale potremo limitarci, tra virgolette, a proporre i nostri documenti legali solo appunto in quella lingua, quindi solo in inglese. Parliamo appunto di diritti degli utenti, come appunto vi citavo poc'anzi, diritti degli utenti che sono stati anch'essi, diciamo, rafforzati e puntualizzati dal GDPR. Vi vado a elencare brevemente diciamo, diciamo, i più importanti. Uno è sicuramente quello di essere informati, quindi come dicevo, e in questo ovviamente ci viene in aiuto la nostra privacy policy, quindi dobbiamo spiegare ai nostri utenti che cosa facciamo. E quali dati trattiamo e con quali finalità, dati personali ovviamente, dobbiamo dare loro, riservare loro ovviamente la possibilità di accedere in ogni momento ai dati, dati personali, di cui noi disponiamo, dobbiamo dare loro la possibilità di rettificarli, ossia, qualora fossero incompleti o magari fossero, vecchi, quindi dobbiamo dare la possibilità a loro di, aggiornarli, o di integrarli appunto con la versione, corretta e dobbiamo, questo ovviamente è importante soprattutto nell'ottica dell'email marketing, dobbiamo dare il diritto loro ad opporsi, quindi il diritto di revocare ad esempio il consenso, dobbiamo dare loro il diritto all'oblio, quindi dobbiamo fornire loro la possibilità di cancellarsi, quindi di eliminare i propri dati, le proprie informazioni dai nostri registri. Quindi diciamo per quanto riguarda il diritto all'opposizione, in genere diciamo, l'utente ha la necessità di
di motivare la sua opposizione, a meno che il trattamento non sia effettuato ai fini di marketing diretto. Quindi questa è sicuramente una clausola importante. In tal caso l'utente non ha non è necessaria alcuna motivazione per cui l'utente possa esercitare tale diritto. Chiaramente quando noi riceviamo una richiesta in tal senso dobbiamo soddisfarla nel minor tempo possibile e dobbiamo, dobbiamo ovviamente cessare le attività di trattamento che vengono contestate. Le richieste che ci vengono appunto che ci vengono fornite devono essere onorate senza alcun ritardo e in genere devono essere onorate appunto al più tardi entro un mese del ricevimento. Per quanto riguarda invece il diritto alla cancellazione, anche qui quando i dati diciamo, non sono più utili per le finalità per i quali sono stati raccolti, in caso di revoca del consenso da parte dei nostri utenti o quando i dati personali sono ad esempio stati trattati in modo illecito, quindi qualora ad esempio noi disponiamo di una lista di contatti che però diciamo che però ci è stata fornita o che magari abbiamo raccolto in maniera illecita, quindi senza, senza disporre di un adeguato consenso da parte degli utenti, chiaramente in caso di magari di un controllo da parte dell'autorità o chi per essa, ci verrà chiesto di disfarsi, di liberarci di questa lista, quindi andremo a perdere tutti i nostri contatti requisiti diciamo, raccolti in maniera indebita. Quindi una volta che ovviamente l'utente ci chiede di la cancellazione, dovremo ovviamente provvedere a soddisfare questa richiesta. Anche qui abbiamo un mese di tempo, eventualmente prorogabile qualora ci fossero dei, magari delle motivazioni tecniche che dobbiamo comunque ovviamente andare a motivare adeguatamente. Chiaro che nel caso ad esempio di, magari di un servizio di newsletter, l'utente si aspetta che una volta che esercita il suo diritto all'opt-out, quindi una volta che effettua la subscribe, quando si disiscrive ad esempio la nostra newsletter, di fatto si aspetta che la disiscrizione sia di fatto istantanea. Quindi è buona prassi, nonostante diciamo, la legge ci permetta di magari di avere un mese di tempo, è buona prassi interrompere fin da subito l'invio di queste delle nostre newsletter, delle nostre mail, per non incappare magari in segnalazioni di spam che sicuramente si possono andare a penalizzare. E un altro diritto che hanno gli utenti è quello di poter limitare il trattamento dei dati. Questo per quanto riguarda i diritti. Per quanto riguarda le basi giuridiche del trattamento, come vi anticipavo poc'anzi, sono sei, diciamo, sono le, come dire, le basi legali su cui noi possiamo appoggiarci per poter trattare i dati personali dei nostri utenti. Come dicevo, sono sei, anche se in realtà quelle che più probabilmente ci saranno utili o che magari faranno il caso nostro sono tre, ossia il consenso, il contratto e l'interesse legittimo, mentre invece l'obbligo di legge, gli interessi vitali e l'interesse pubblico magari sono basi che si applicano di più magari a, a realtà magari di natura, magari non so, una regione piuttosto che appunto lo Stato o magari enti pubblici, diciamo cose del genere. Per quanto riguarda magari realtà business, le basi giuridiche appunto che fanno il caso nostro potrebbero essere il consenso, il contratto o l'interesse legittimo. Adesso appunto le vado a un attimo a spiegare meglio. Innanzitutto precisando che non è che possiamo andare a scegliere la base giuridica sulla base di quelle che sono le nostre preferenze. La base giuridica viene, noi rientriamo nell'ambito di applicazione della base giuridica a seconda delle, di cosa facciamo e di come trattiamo i dati personali degli utenti. Quindi diciamo, noi facciamo leva su, su una base piuttosto che un'altra, appunto a seconda di, del trattamento che eseguiamo. Quindi una sicuramente che riprenderemo lungo tutto questo webinar è quella del consenso. Quindi l'utente ci ha prestato il consenso al trattamento dei dati personali per una o più finalità. Quindi dicevamo, ad esempio, una potrebbe essere la finalità di marketing. Un'altra base giuridica è quella del contratto. Questa, ad esempio, scusate, per quanto riguarda il consenso, un caso classico potrebbe essere appunto l'iscrizione alla newsletter. Per quanto riguarda il contratto, potrebbe invece essere, ad esempio, un form di contatto in cui l'utente ci fa una richiesta di formulazione di un preventivo per l'erogazione di un servizio. Penso, ad esempio, a, magari a un sito di un'agenzia web, a un form di contatto dove appunto viene
gli permette di effettuare una richiesta di preventivo con tanto di dati su quello che è il progetto che l'utente ha in mente. Chiaramente, per poter rispondere, per poter andare a poter appunto andare a soddisfare la richiesta dell'utente, non avrò bisogno del loro consenso, in quanto il trattamento dei dati magari personali che ci può aver fornito nell'erogazione della sua domanda sia necessario per andare ad eseguire un contratto. Ovviamente nella migliore delle ipotesi. E quindi dobbiamo andare a intraprendere tutta una serie di azioni preliminari per poter andare a stipulare questo contratto, cioè appunto l'erogazione del servizio, cioè in questo caso ad esempio la creazione di un sito web. Quindi in questo caso appunto non avremo bisogno del consenso dell'utente per potergli rispondere. Un altro caso base giuridica del contratto potrebbe essere ad esempio penso un bed and breakfast con un forum di contatto per la prenotazione delle stanze, ovviamente anche qui rientriamo in quest'ottica. Chiaro che, sempre per riprendere Mari questo esempio, una volta che il contratto si è esaurito, quindi una volta che il servizio è stato erogato, oppure una volta che il servizio non è stato erogato, semplicemente perché magari il preventivo non è stato accettato o comunque magari l'offerta è andata a buon fine, non potremo andare a ricontattare nuovamente questo utente, magari o iscrivere la nostra newsletter o fornirgli informazioni sulla nostra attività, promozione o quant'altro, a meno che non ci abbia fornito il consenso, magari con una casella di spunta supplementare. Anche qui riprenderemo tra poco questo discorso. Un'altra base giuridica importante, soprattutto per quanto riguarda il marketing, è quella dell'interesse legittimo. Quindi il trattamento necessario per interesse legittimo del titolare, quindi interesse legittimo vostro, del trattamento, appunto, del trattamento di questi dati, a meno che ovviamente questo interesse non vada a prevalere sugli interessi, i diritti o le libertà dell'utente che voi state contattando. Vedremo anche qui magari un caso di applicazione a breve. Quindi dicevamo, consenso è una delle basi giuridiche su cui possiamo fare leva per poter andare a trattare i dati personali degli utenti, consenso che per il GDPR deve essere libero, informato, specifico e revocabile. Adesso lo vediamo con alcuni esempi pratici, cosa significa appunto, cosa si traducono queste quattro caratteristiche. Di fatto i nostri form devono andare ad acquisire il consenso tramite delle chiare ed esplicite azioni di opt-in, quindi ad esempio la spunta di una checkbox. Mi raccomando, la checkbox non deve essere prespuntata, in quanto è vietata, proibita dal GDPR, quindi checkbox sempre, anche magari se sono obbligatorie, quelle ad esempio l'accettazione dei termini e condizioni, checkbox che non deve essere spuntata, ma che deve essere spuntata in modo appunto da poter andare a raccogliere una esplicita azione positiva da parte dell'utente. I nostri form devono poi andare ad indicare chiaramente le nostre finalità, quindi che cosa faremo, perché stiamo chiedendo questi dati ai nostri utenti e che cosa otterranno in cambio. E idealmente dovrebbero anche prevedere un link alla privacy policy in calce appunto al form. Detto che chiaramente, come dicevamo, la privacy policy deve essere sempre raggiungibile a tutte le pagine del sito. Un posto classico potrebbe essere ovviamente. E dove l'utente si aspetta di trovarlo è il footer del vostro sito, metterlo comunque, ribadire il link a Privacy Policy anche in calce ai nostri form, ovviamente è una best practice che ci sentiamo di consigliarvi assolutamente. Per quanto riguarda il discorso del consenso revocabile, che cosa significa? Dobbiamo dare all'utente in ogni momento la possibilità di revocare il consenso che ha prestato. Come può farlo? Può farlo in genere sicuramente tramite un link di cancellazione nelle mail che andiamo ad inviare, quindi tipicamente anche qui a footer delle mail che inviamo, se non avesse tipicamente newsletter, andremo a prevedere un link di unsubscribe che permette all'utente di disiscriversi istantaneamente dalle nostre liste, quindi non ricevere più comunicazioni da parte nostra. Oppure, qualora chiaramente il nostro sistema lo preveda, qualora ad esempio prevediamo la possibilità di riservare un'area utente per i nostri utenti, i nostri visitatori, dovremmo dare loro la possibilità, una volta che effettuano l'accesso con le proprie credenziali, di andare a gestire le preferenze del proprio account e quindi da lì andare a operare appunto le preferenze per quanto riguarda anche le comunicazioni e le nostre newsletter. Vediamo
ora alcuni esempi appunto su che cosa significa consenso libero, specifico ed informato. Questo è un primo esempio, a sinistra ovviamente trovate come dire, l'esempio corretto, l'implementazione corretta, a destra invece l'implementazione errata. Quindi questo è un classico magari form con un lead magnet, quindi la classica magari il casco freebie, la classica magari guida, l'ebook che noi mettiamo a disposizione al download gratuitamente ai nostri utenti, previo ovviamente la fornitura di nome e email. Qualora volessimo sfruttare questo, diciamo, questo aggancio anche per poterli iscrivere alla nostra newsletter periodica, possiamo farlo, ovviamente possiamo, e ora in questo caso andremo a prevedere una checkbox, come dicevamo, che non deve essere spuntata e che deve essere, ovviamente dobbiamo andare ad indicare che questa opzione è facoltativa, quindi non andare a forzare, a obbligare i nostri utenti a iscriversi a questa nostra newsletter per poter scaricare la nostra guida. Quindi ecco dove sta diciamo, l'errore dell'opzione di destra. Un altro esempio di implementazione, vediamo ad esempio la creazione di un account, quindi email e password. Abbiamo due checkbox, quindi in quanto ovviamente parliamo di consensi specifici, ed informati, quindi una prima checkbox che ci va che deve essere spuntata obbligatoriamente all'utente e che ci permette di sapere con certezza che l'utente ha dichiarato e che ha compreso e accettato la privacy policy e i termini e condizioni, e poi una seconda checkbox facoltativa, come trovate indicato chiaramente tra parentesi, che dà eventualmente la possibilità all'utente di potersi registrare alla nostra newsletter per poter ricevere offerte speciali ed essere informato su promozioni e novità. Come potete vedere invece a destra, per quanto diciamo sia molto simile, già il fatto che io abbia preselezionato questa checkbox, quindi il fatto che io inviti in maniera, se vogliamo, un po' subdola gli utenti ad iscriversi, già questo basta a non rendere questo form in linea con quanto ci viene chiesto dal GDPR. Altro caso ancora, a sinistra stessa casistica di prima, a destra diciamo altro, se vogliamo, un altro esempio di errore. Abbiamo detto consenso specifico, e qui è invece stato erroneamente, come dire, fuso, sono state fuse due aspetti che di fatto sono invece assolutamente separati, quindi l'accettazione dei termini e condizioni non comporta la volontà da parte dell'utente di iscriversi alla nostra newsletter, quindi in questo caso anche qui il form di destra non è corretto. Infine un altro caso ancora, vediamo ad esempio anche qui in maniera diciamo diverse di separare termini e condizioni e autorizzazioni al contatto. Anche qui a sinistra possiamo vedere termini e condizioni ovviamente separati, quindi ho letto, compreso, accettato i termini e condizioni, obbligatorio, e autorizzazioni al contatto, e anche qui separate e ben indicate che siano facoltative, e se diciamo finalità diverse sono separate in due checkbox diverse, quindi una prima per poter ricevere magari un newsletter per essere informato sulle novità, sui nuovi articoli che noi andiamo a pubblicare nel nostro blog, una seconda che invece riguarda le informazioni sui prodotti e offerte, diciamo, quindi una mail di natura più prettamente commerciale per quanto riguarda le nostre offerte, che appunto non deve essere fusa con la precedente, quindi abbiamo due consensi facoltativi separati. A destra invece ovviamente, come potete notare, gli errori sono multipli, quindi abbiamo addirittura omesso il fatto che l'utente ci vada a prestare dei consensi facoltativi per essere ricontattato, abbiamo fuso il tutto mascherandolo come il fatto che abbia semplicemente compreso e accettato i nostri termini e condizioni. Per quanto riguarda un esempio sul diritto appunto a effettuare l'opt-out, quindi a disiscriversi, come potete notare, qui abbiamo le due
diciamo, le due entrambe sono corrette, in quanto a sinistra abbiamo l'esempio classico, ad esempio, di un footer di una newsletter, dove viene ricordato perché l'utente riceve questa mail e viene informato della possibilità di modificare le proprie referenze, ad esempio, qualora lo prevedessimo modificare la cadenza con cui lui può ricevere le nostre newsletter, magari anziché settimanale, magari mensile, oppure addirittura andare ad annullare l'iscrizione in modo da non ricevere più email da parte nostra. A destra invece c'è il caso del, se ricordate come lo citavo poc'anzi, il caso della creazione di un account, quindi l'utente può accedere al nostro sito, ha creato un proprio account, magari abbiamo un esempio classico, forniamo una web app, tra le varie opzioni disponibili all'interno dei propri settaggi ci sarà anche quello inerente alle preferenze di comunicazione e da lì potrà esprimere o appunto rimuovere il consenso a voler continuare a ricevere email relative prodotti, servizi, offerte che noi andiamo a offrire sul nostro sito. Ora, questo per quanto riguarda il discorso del consenso. Ci sono, se vogliamo, delle eccezioni per quanto riguarda appunto la raccolta del consenso. Una prima eccezione è quella che viene chiamata in gergo soft spam o soft opt-in ed è molto, diciamo, molto di nicchia, molto specifica, quindi prestate attenzione. Di fatto si applica solo e soltanto se il destinatario è già nostro cliente, quindi ha già acquistato i nostri prodotti, i nostri servizi. Di fatto questa è una casistica magari che si può piegare bene all'e-commerce. E se in questo caso, se poi noi abbiamo previsto questa possibilità, andiamo ad indicarla chiaramente nella nostra privacy policy, e se l'utente non ha effettuato l'opt-out, noi possiamo utilizzare i dati che abbiamo raccolto in precedenza per inviare delle mail promozionali relative a prodotti o servizi simili a quelli che l'utente ha già acquistato in precedenza. Quindi la condizione è deve essere già nostro cliente, possiamo inviare mail promozionali inerenti prodotti e servizi simili, comunque analoghi ai prodotti che ha precedentemente acquistato, lo dobbiamo indicare nella privacy policy e chiaramente dobbiamo fornire sempre e comunque, tipicamente a footer di queste mail, la possibilità di iscriversi in ogni momento e quindi cessare la ricezione di queste mail. Questa, diciamo, è una prima eccezione. Una seconda eccezione dal consenso, anche se in realtà sarebbe più corretto parlare di eccezione dalla necessità di andare ad indicare magari delle checkbox supplementari, è quella del modulo esplicito. Esempio classico, la pop-up che può apparire da un momento all'altro navigando su un sito, la pop-up che vi invita ad iscrivervi alla newsletter. Quindi classica pop-up con titolo, brevissima descrizione, tipicamente una poche parole, che va ad indicare che cosa otterremo iscrivendoci a questa newsletter, indirizzo mail, campo di input per indirizzo mail e pulsante di sign up, fine. E tutto questo è sufficiente, non serve andare ad aggiungere una checkbox per il consenso al trattamento per queste finalità, in quanto, diciamo, il modulo stesso è sufficientemente esplicativo e appunto va a definire in maniera inequivocabile quelle che sono le finalità di questo trattamento, di questa attività. Quindi questo magari può valere sia per una magari newsletter che sia per una pop-up, ma anche magari un form di newsletter, sempre magari email oppure nome email e pulsante di iscrizione, magari che potete prevedere a footer del vostro sito. Chiaro che invece, come ripeto, se invece voi volete prevedere la possibilità di iscrivere i vostri utenti a una newsletter, la vostra newsletter, tramite magari un forum di contatto o cosa del genere, allora in quel caso ecco che ci servirà una checkbox. Un altro aspetto che è molto importante e che anzi è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda il GDPR, in quanto è una delle novità che sono state introdotte dal GDPR, è la prova del consenso. Quindi noi dobbiamo poter dimostrare che l'utente ci ha fornito in modo inequivocabile il consenso ad essere contattato per quelle date finalità. Quindi dobbiamo andare a disporre di una serie di informazioni che ci permettono di appunto
andare a definire e a dimostrare in maniera inequivocabile che quel dato utente in quel dato momento, quindi in quel dato giorno, in quel dato preciso istante, ci ha fornito il consenso per delle determinate finalità di trattamento, quale ad esempio l'iscrizione alla newsletter, ha visionato quelle date informative legali o privacy, insomma, quelle date versione di documenti che erano stati messi a disposizione all'interno del form, ha espresso quelle date preferenze, quindi ad esempio, come dicevamo, magari soltanto la newsletter piuttosto che newsletter magari per essere aggiornato su novità inerenti al blog e poi una newsletter invece più in natura, magari commerciale per quanto riguarda promozioni offerte, magari per l'e-commerce che noi possiamo avere a disposizione sul nostro sito. E inoltre deve sempre per poter disporre di una prova valida del consenso, dobbiamo anche avere un form in bianco che si vada appunto a dimostrare che l'utente ha compilato quel dato form una volta che ha conferito il consenso. Ora, tutta questa serie di informazioni è sicuramente, come dire, è sicuramente importante, lato anche per quanto riguarda da un punto di vista tecnico, e la potete andare a ricavare, diciamo, per andare a poter adeguarvi a questa richiesta GDPR. Sicuramente può venire in aiuto una soluzione che è la Consent Solution, che è appunto un set di API che vi permette di integrarsi con i form del vostro sito e poter andare appunto a disporre di un dashboard dei consensi, così appunto da poter andare appunto a disporre di una prova del consenso, così come ci viene richiesto dal GDPR. Ora passiamo a alcune, diciamo, domande e risposte, magari che possono essere piuttosto magari, gettonate, o magari dubbi che magari sicuramente possono venire per quanto riguarda l'aspetto email marketing, liste e GDPR. La prima è: se ad esempio, io posso inserire una mailing list, una newsletter, i dati che ho raccolto tramite biglietti da visita, ad esempio una fiera di un evento fisico, un evento offline. La risposta è no, il GDPR ci vieta, e su questo è assolutamente tassativo, di iscrivere automaticamente gli utenti ad una lista, anche nel caso in cui questi possano disiscriversi liberamente, quindi su questo è assolutamente tassativo. Discorso diverso, se, come vi anticipavo poc'anzi, se noi volessimo utilizzare i dati che noi raccogliamo tramite appunto quel biglietto da visita per uno scopo diverso e quindi rientrando in una base giuridica diversa. Quindi se noi vogliamo, per ipotesi, fornire un preventivo a quel dato contatto, così come ci è stato richiesto, rientreremo nella base giuridica del contratto e quindi come tale potremo contattare l'utente per quel fine e ribadisco, solo ed esclusivamente per quel fine, quindi non potremmo andare ad iscriverlo a eventuali newsletter o altre attività o altre finalità. Un'altra domanda che potreste avere riguarda l'utilizzo del direct email marketing. Anche qui la risposta, diciamo, è abbastanza categorica, nel senso che non c'è possibile inviare delle comunicazioni, promozionali senza il preventivo consenso dell'interessato, nemmeno in caso in cui, i dati personali siano, contenuti in registri pubblici, elenchi, oppure siti web, o documenti conosciuti o conoscibili da chiunque. Esiste però un'eccezione a questa indicazione, che è legata alle finalità con cui noi vogliamo utilizzare questi dati personali. Quindi, se noi vogliamo promuovere attività, beni o servizi che siano strettamente legati alle materie di competenza, ad esempio, di professionisti iscritti ad un albo, e quindi penso ad esempio all'albo dei commercialisti oppure ad esempio all'albo degli avvocati, albi che sono disponibili pubblicamente, se io mi muovo ovviamente in quel perimetro. Per quanto riguarda, diciamo, l'offerta di prodotti, quindi ad esempio prodotti magari da ufficio oppure prodotti per quanto riguarda appunto inerenti all'avvocatura, quindi magari penso, non so, toghe o quant'altro, allora ecco che
magari articoli appunto di cancelleria o che, ecco che io posso andare ad inviare una DEM appunto a questi professionisti, ma solo e soltanto in questo caso. Chiaro che anche qui, magari più che l'aspetto legale, poi andiamo ad incappare in un aspetto, come dire, di business, nel senso che non è il nostro interesse andare a, come dire, a sommergere di DEM, di mail, questo genere di... di eventuali di potenziali clienti, in quanto ovviamente non potremmo essere segnalati come spam, quindi poniamo attenzione a questo aspetto. Fermo restando ovviamente che dobbiamo sincerarci preventivamente, che gli indirizzi che noi andiamo a contattare in questo caso non siano iscritti nel registro pubblico delle opposizioni, quindi non abbiano già espresso la propria contrarietà a ricevere mail o, volendo anche, il concetto si amplia alle telefonate pubblicitarie, quindi mail di questa natura. Discorso, diciamo, leggermente diverso per quanto riguarda l'acquisto invece di banche dati, quindi l'acquisto di rubriche, di indirizzi email da poter ricontattare. Quindi laddove prima parlavamo di liste pubbliche, quindi disponibili pubblicamente, quelle appunto professionisti iscritte ad un albo, qui siamo invece nel caso di banche dati che sono state assemblate, diciamo, e raccolte da qualche altra realtà, da qualche altra azienda. Possiamo oppure non possiamo andare ad acquistarle? Sì, possiamo acquistarle a determinate condizioni. Quindi le condizioni sono principalmente due. Il titolare che intende successivamente cedere i dati personali deve ottenere dagli interessati il consenso all'utilizzo dei dati raccolti, ad esempio per finalità di marketing, e il consenso al trasferimento dei dati verso terzi per la medesima finalità. Quindi è nostro obbligo e assolutamente il nostro interesse, appena diciamo, andare ad acquistare un elenco che poi non è invece utilizzabile, sincerarci di queste due condizioni, quindi il fatto che la lista che ci viene proposta e che noi possiamo acquistare, la persona, l'azienda che ci vuole vendere questa lista abbia raccolto preventivamente il consenso per l'utilizzo dei dati contenuti in quella lista e che gli interessati presenti in quella lista abbiano fornito appunto il consenso al trasferimento dei dati verso terzi, in questo caso saremo noi che andremo ad acquistare quella lista, per quella medesima finalità, tipicamente finalità di marketing. Chiaramente le finalità di trattamento dati che andremo a perseguire noi in quanto acquirenti di quel database, di quella lista, dovrebbero coincidere con le finalità per le quali quei dati sono stati raccolti, in modo che il consenso prestato in origine sia valido. Inoltre il garante privacy ci indica che è necessario che l'acquirente delle banche dati comunichi la propria informativa agli interessati per consentire appunto a questi ultimi di essere appunto informati su queste eventualità. Quindi dobbiamo sicuramente andarlo a prevedere nella nostra privacy policy. Un'altra domanda poi che può spesso, diciamo, sorgere, un altro dubbio che può sorgere molto frequente riguarda appunto quali dati dovremmo andare a prevedere nel footer di un'email e in quello di un sito web. Anche qui diciamo, le indicazioni sono molto chiare, dobbiamo indicare dati identificativi di contatto in modo da soddisfare il requisito della non equivoca identificazione. Quindi nel caso di un'attività dobbiamo andare a indicare il nome, la zona sociale, la sede legale e l'indirizzo di posta elettronica. Nel caso invece di una persona fisica, penso ad esempio ad un blogger, magari tipicamente un blogger che lavora da casa potrebbe non avere, come dire, piacere ad indicare in un documento disponibile pubblicamente il proprio domicilio, l'indirizzo del proprio domicilio, quindi in quel caso comunque per poter andare a soddisfare il requisito della non equivoca identificazione, potremmo andare ad indicare indicazioni quali la partita IVA o il codice fiscale oppure un indirizzo di posta elettronica certificata. Quindi diciamo, andando ad accoppiare queste informazioni con magari
il nome e il cognome, già riusciamo a soddisfare il requisito di non equivoca identificazione. Quindi andiamo ad esporre di una serie di informazioni tale per cui non possiamo essere confusi con un'altra realtà, con un'altra persona. Direi quindi che per questa è un po' la panoramica per quanto riguarda il consenso nel marketing e diritti dei nostri utenti. Tutto quello ovviamente che vi ho illustrato, se vogliamo anche brevemente, lo trovate sul nostro sito yubenda.com e nella fattispecie nella nostra documentazione disponibile all'indirizzo yubenda.com/it/help. Chiaramente qualora aveste delle domande, di là magari di quelle che chiaramente vi invitiamo a porci in questa occasione, potete scriverci all'indirizzo info@yubenda.com oppure, se preferite, contattarci via chat, trovate un widget in tutte le pagine del sito. A questo punto quindi io ripasserei la linea alla mia collega. Eccoci. Sì, eccomi. Mi sentite? Sì. Silvio, grazie per questa presentazione, è sempre utile, fammi dire. È come fare ogni tanto un po' rinfrescare un po' le idee esatto, le idee su questa tematica, perché sembra sempre che ci sia qualcosa di non chiaro, anche se magari le abbiamo lette, assimilate più volte queste informazioni. Quindi immagino che magari anche tanti dei nostri utenti, o comunque delle persone che ci stanno ascoltando in questo momento, potevano avere una serie di dubbi e magari li abbiamo già risolti, li hai già risolti tu, insomma, grazie alle tue slide. Però insomma vi invitiamo, abbiamo ancora qualche minuto, quindi se avete ancora qualche dubbio di scriverselo in chat, Silvio sarà felice di rispondervi. In ogni caso, come vi ha anticipato, qui ci sono i contatti sia di ForDem che di Yubenda, quindi per qualsiasi dubbio relativamente sia alla presentazione di Silvio sia a tematiche specifiche su email marketing, potete fare riferimento a ForDem, e per tutto ciò che riguarda per potervi adeguare i vostri siti e quant'altro alle normative, sicuramente potete fare riferimento a Yubenda. Quindi direi che attendiamo le vostre domande. Innanzitutto magari sì, Dateci un feedback su quanto letto. Io ho visto questa domanda di Roberto, però l'ha fatta molto prima che tu parlassi dei form delle newsletter, quindi magari gli hai già anche risposto. Roberto, facci sapere se ti ha già risposto Silvio, diciamo, durante il webinar, oppure hai bisogno ancora di qualche delucidazione riguardo. Ok, infatti, immaginavo, dice tutto chiaro, perché poi hai chiarito, diciamo, i dubbi, lato richiesta di iscrizione alla newsletter. Perfetto. Perfetto. Nel frattempo scrivo in collo in chat la guida al GDPR email marketing, che è una di quelle, diciamo, più gettonate sul nostro documentazione. Chiaramente trovate molte delle informazioni che vi ho già, diciamo, spiegato poco fa, quindi, diciamo, avete modo di poterle rileggere quando vi è più comodo. Ok, allora stanno iniziando ad arrivare, oltre alla guida che abbiamo mandato adesso Silvio, vedo un'altra domanda di Daniele, vediamo se riusciamo a capirla e a rispondergli. Allora, rimanendo in ambito fieristico, è consentito andare ad inserire manualmente in una lista tutti quei contatti che gli espositori hanno lasciato all'interno di un contratto cartaceo per acquistare in precedenza lo stand in una determinata fiera? Sul contratto dovremo anche andare a inserire la casella per l'adesione esplicita alla newsletter. Allora, non sono certa di aver inquadrato bene la domanda. Non so, Silvio, se tu hai capito esattamente qual è il punto. Dammi un attimo, la rileggo. Vediamo se... Sul contratto dovremo anche andare ad inserire la casella per l'adesione... Daniele, se vuoi darci magari ulteriori delucidazioni, perché... Allora, quello che posso dire a Daniele è che chiaramente GDPR si applica anche all'aspetto offline, quindi non riguarda soltanto... Quando noi parliamo di form, ovviamente il primo form che ci viene in mente è il form elettronico, quindi form che troviamo
sui siti, sulle app. In realtà qualunque modulo, anche il classico modulo cartaceo, è comunque un form e quindi come tale rientra nell'ambito di applicazione del GDPR. Quindi in questo senso diciamo, i consensi che noi possiamo raccogliere appunto dal, come dire, dal vivo, in un evento al vivo, quale ad esempio una fiera, tramite magari appunto un modulo cartaceo, possono essere assolutamente validi. È chiaro che valgono le stesse indicazioni che abbiamo fatto in precedenza, quindi deve essere chiaro per quali finalità e deve essere chiaro e poter disporre, diciamo, di tutta quella serie di informazioni che ci permette di identificare quel dato utente e le date preferenze che ci ha espresso, in modo da poterlo ricontattare senza, senza problemi. Quindi in questo caso mi sembra, diciamo, di capire che ci sia, come dire, un po' un mix tra virgolette di situazioni. Quindi da una parte il contratto per quanto riguarda magari l'acquisto, la vendita di servizi o prodotti o beni, e dall'altra eventualmente la possibilità di iscriversi alla newsletter. Quindi chiaramente non ci servirebbe il consenso per quanto riguarda l'esecuzione del contratto, magari per un preventivo o quant'altro. Ci servirebbe invece il consenso per quanto riguarda l'adesione alla newsletter, quindi in quel caso sicuramente una casella, anche qui non prespuntata, facoltativa, che l'utente ci può, può andare a barrare per poter fornirsi il consenso e quindi l'autorizzazione a essere ricontattato per le nostre finalità di marketing, al di là di poi di come possa andare poi il, diciamo, il contratto, il preventivo. Ok, Daniele poi ha cercato di esplicitare meglio la, la domanda. Facci sapere se Okay. Abbiamo risposto, se è necessario che aggiungiamo qualcosa. Ok. Ti dice okay. Sei stato abbastanza specifico, assolutamente. Silvia, aggiungiamo qualcosa a quello che ha scritto o gli abbiamo risposto? Direi di sì. Daniela, al massimo dici tu se hai ancora qualche dubbio, così magari intanto vediamo anche le altre domande. Però anche qui, allora, se, guarda, aggiungo solo una cosa. Qui magari la cosa è molto specifica e magari potrei invitare Daniele magari a contattarsi via chat, così magari ci interfacciamo con i legali, con i nostri legali, in modo da dare informazioni corrette al 100% e non, diciamo, delle ipotesi, tra virgolette. L'idea che potrei avere qui potrebbe essere quella per cui diciamo, un utente ha già acquistato, quindi è già cliente, quindi potrebbe essere ricontattato per servizi, per prodotti simili. Quindi potrebbe ricadere in quella casistica, ma come ripeto, invito Daniele o a contattarsi via chat, oppure ovviamente nel caso a rivolgere questa domanda ad un esperto in materia, ad un professionista legale, ecco. Certo. Sì, infatti perché chiaramente il discorso del consenso, della base giuridica è molto, come ripeto, molto delicato e non va preso alla leggera, e soprattutto nell'ottica delle liste. Quindi se noi ci basiamo erroneamente su una base giuridica, quando invece magari dovremmo basarci su, ad esempio, sul consenso e andiamo ad invalidare la nostra lista, chiaramente abbiamo un danno enorme dal punto di vista del business, quindi dobbiamo stare veramente molto cauti, ecco. Certo, assolutamente. C'è una domanda di Roberto che dice: modulo iscrizione newsletter, poi per usare la banca dati per inviare DEM, devo avere un consenso ulteriore? Allora, l'indicazione, l'indicazione di massima è sì, nel senso che se newsletter e DEM sono comunque attività diverse, con finalità diverse, ovviamente dobbiamo avere un consenso specifico, quindi dobbiamo avere due checkbox in questo caso. Dobbiamo andare a specificare appunto queste due possibilità, quindi da un lato magari una newsletter informativa, come facevo poc'anzi l'esempio del blog, dall'altro invece la possibilità di ricevere promozioni o comunque, diciamo, news di natura commerciale, quindi tipicamente magari la DEM, allora ecco che in quel caso ci serve un secondo consenso. Ok, perfetto. Una domanda a cui rispondo io, che ho visto che fa Daniele, e mi dice: sul sito 4DEM, nel footer dove ci si può iscrivere alla newsletter, non c'è un flag per autorizzare il trattamento dei dati. Allora, attenzione,
perché se tu provi a compilare quel campo, in realtà quegli scrivi ti porta a una pagina che chiede una serie di dati e chiede ovviamente di flaggare un consenso. Quindi se tu provi ad iscriverti alla newsletter, in realtà quegli scrivi ti ha un link a una pagina interna. Quindi direi assolutamente sì. Sì, poi come sempre, diciamo, la normativa GDPR chiaramente dà delle indicazioni, non scende così nel dettaglio, come dire, da dare delle indicazioni magari tecniche sul poi l'implementazione. Quindi, diciamo, magari ci sono degli standard che sono emersi, ma che chiaramente magari sono ovviamente, come dire, flessibili, ovviamente sempre fermo restando che dobbiamo rispettare le indicazioni. Certo, forse anche un po' questa flessibilità, no? Che fa emergere un sacco di dubbi sul ok, ma posso fare così, posso fare. Ci sono sempre tante domande. Sì, anche per chiaro, chiaro, chiaro. Poi soprattutto se specifico e non determinante, insomma, è sempre un po' difficile, ci si fanno sempre molte domande. Esatto, soprattutto magari perché andiamo a guardare magari realtà americane che magari hanno invece un approccio un po' più, come dire, un po' più libertino alla faccenda, e quindi ecco che magari sorgono dei dubbi. Esattamente. Allora, abbiamo un paio di domande. Vuoi decidere tu l'ordine? Perché ci mancano 5 minuti, quindi magari vediamo se riusciamo a rispondere a tutti, oppure magari gli chiediamo di, insomma, di chiederci magari. Andiamo pure in ordine cronologico, così. Vai. Allora, Luigi. Così vediamo. Luigi, okay. Mi pare di capire che non posso utilizzare il consenso come tappabuchi ogni volta che non so quale base giuridica utilizzare. Allora, diciamo che in linea di massima andare a richiedere il consenso comunque è, come dire, l'evenienza più sicura. Lato opposto, non dobbiamo pensare di poter utilizzare magari il legittimo interesse come jolly, diciamo, come scappatoia per poter evitare di richiedere il consenso dell'utente. Quindi, ecco, diciamo, vediamola più in questo senso. A parte gli scherzi, comunque sicuramente il consenso è la base giuridica che, per quanto riguarda le finalità magari di marketing, spesso e volentieri è quella più utilizzata, quindi ecco, è quella su cui più probabilmente dovremmo andare a fare leva. Mi rendo conto ovviamente che questo comporta delle accortezze che dobbiamo prendere, ma diciamo, questa è l'indicazione che ci viene data dalle normative. Certo. Poi Paola, torniamo un attimo in ambito fieristico e ci chiede: quindi i visitatori che lasciano liberamente i loro riferimenti, sia compilando un form cartaceo che acquisizione dati su badge fornito dalla fiera al momento dell'accesso, si possono utilizzare per inviare la documentazione oppure no? Anche qui tutto sta, diciamo, il form cartaceo che loro compilano. Quali sono le indicazioni che vengono fornite su questo form cartaceo, cioè nel senso se le informazioni che noi diamo su questo form sono chiare e indicano chiaramente quali sono le finalità, allora ecco che ne possiamo andare a soddisfare questa loro richiesta e chiaramente andare a coprire solo questa finalità, non possiamo andare ad estendere appunto questo genere di attività. Quindi se ad esempio se l'utente ci va a compilare un form per poter ricevere, non so, una brochure, non possiamo inviare la brochure e poi sfruttare quel contatto per mandargli ogni mese la nostra newsletter se non andiamo ad indicarlo chiaramente all'interno del nostro form. Quindi ecco che la brochure può essere inviata senza alcun problema, e poi eventualmente se vogliamo anche dargli la possibilità di iscriversi alla newsletter, ecco che prevediamo una checkbox. Certo. Se ho clienti, Giacomo ci dice, se ho clienti che hanno comprato sporadicamente anche 2 anni fa, posso usare ancora la loro email? Bella domanda. Esatto, bella domanda, molto, molto specifica. Anche qui invito Giacomo magari a contattarci via chat. Non dovrebbero esserci, come dire, limiti di tempo, fermo per quanto riguarda diciamo, l'eccezione del,
dello soft spam, quindi una volta che l'utente ha acquistato quel dato prodotto e noi vogliamo magari mandargli delle comunicazioni inerenti ai prodotti analoghi, comunque diciamo sempre diciamo cliente è, metto le mani avanti, magari invito Giacomo a contattarci così che possiamo verificare e mettiamo in contatto con i nostri legali, insomma. Esattamente. E poi abbiamo un'ultima domanda, sempre di Roberto, che ci chiede un dettaglio: se il modulo di iscrizione fosse esplicito per la DEM, in quanto non facciamo newsletter informative, serve comunque un ulteriore consenso? Beh, allora qui, come dire, bravi, dire, sì, questa è una bella domanda. Anche qui magari invito Roberto a scriverci, nel senso che è un caso abbastanza, come dire, è un caso, se vogliamo, abbastanza raro, comunque abbastanza limite, nel senso che magari un modulo di iscrizione mi permetta di raccogliere e sia dedicato solo ed esclusivamente a delle mail di natura commerciale. Nel senso che magari spesso e volentieri questa è vista come diciamo qualcosa di supplementare che viene poi agganciato a qualcosa invece magari di più generico, quale appunto la richiesta di informazioni o cose così. Quindi invito Roberto magari a contattarci e tramite chat oppure info@webend.com, così da poter ricevere una risposta da uno dei nostri legali. Certo, così casi specifici anche magari riuscite a dare delle risposte un po' più esaustive, insomma, per ognuno, perché ognuno ovviamente ha la sua specificità della sua situazione. Sì, esatto. Poi chiaro, come dicevamo, appunto soprattutto nel caso magari specifico di ognuno, chiaramente, ma ci possono essere delle eccezioni o ci possono essere delle indicazioni che vanno rispettate, che magari potrebbero sfuggire invece a un caso più semplice o più generico. Quindi ecco che le indicazioni, diciamo, che potete magari trovare magari in un webinar piuttosto che in un articolo, una guida, potrebbero comunque non essere applicabili al vostro caso. Quindi ecco, prestate sempre molta attenzione, soprattutto appunto nel caso delle liste, perché potrebbero essere invalidate. Quindi è molto delicato, certo, diciamo, il discorso. Certo. Direi ottimo, se non ci sono altre domande, noi Silvio ti ringraziamo, è sempre molto utile anche per noi fare questi ripassi, quindi è sempre formativo un po' per tutti, no? Quindi grazie a tutti voi che ci avete seguito, io vi ricordo che qui vedete i nostri contatti, siamo felici dei vostri feedback, grazie anche a voi, è sempre bello quando ci dite che i temi che trattiamo sono interessanti, quindi è il nostro obiettivo un po' tutto ciò, quindi vi do appuntamento quindi al prossimo mese, al prossimo webinar. Io ringrazio tantissimo Silvio per questo intervento, se vi può interessare vi lascio magari in chat, insieme a Youbend abbiamo scritto un ebook tempo fa, però ve lo linko perché è comunque sempre attuale, se volete scaricarlo lo potete scaricare, vi lascio il link nella chat. Io intanto vi ringrazio, e il webinar sarà registrato, quindi domani al massimo vi arriverà un'email, ovviamente a chi ha deciso di riceverla visto che siamo in tema. Vi arriverà a breve anche un'email di conferma per poter ricevere la registrazione del webinar domani, quindi grazie a tutti, buona serata, grazie Silvio, a presto. Ciao, grazie a voi, ciao. Vi metto solo questo link in chat e poi magari ve lo mettiamo anche domani nell'email, eccolo qua, grazie a tutti. Di nuovo, ciao.